Ma quando è il momento giusto per raccogliere le olive? E come influisce il grado di maturazione sul sapore dell'olio che ne deriverà? Scopriamolo insieme. L'olio extravergine d'oliva, un vero e proprio oro liquido, nasce dalla paziente cura dell'olivo. Le olive, una volta mature, si portano al frantoio per l'estrazione dell'olio. L'oliva, come ogni frutto, attraversa diverse fasi di maturazione, ognuna delle quali conferisce all'olio caratteristiche uniche. Però, prima di continuare, volevo chiedervi un semplice like e di iscrivervi, così da creare molti più contenuti utili come questo. Grazie mille e buona visione! Partiamo dalle olive quando sono ancora verdi e dure. In questa fase, l'olio ottenuto è generalmente più amaro e piccante, oltretutto, e il più ricco di polifenoli ha proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Ovviamente, la resa per quintale è inferiore. Poi passiamo in cui l'oliva inizia a cambiare colore, passando dal verde al violaceo. In questa fase si ottiene un olio equilibrato, con un buon mix di fruttato, amaro e piccante. Questa fase è quella preferita dalla maggior parte dei produttori, perché si ha un buon equilibrio tra quantità e qualità. Infine abbiamo quelle con la maturazione completa. Le olive sono nere e morbide. L'olio ottenuto è più dolce e fruttato, con note di frutta matura e sentori più delicati. Il momento ideale per la raccolta dipende da diversi fattori, come la varietà di oliva, il clima e il tipo di olio che si desidera ottenere. Generalmente si raccoglie tra ottobre e dicembre, ma le tempistiche possono variare. Spero che questo breve video ti sia stato utile. Alla prossima!